Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dalla copertina, provo a replicare e a tutorializzare questo stile di barba. Mentre 2 o 3 giorni fa, mentre scorrevo sulla home di YouTube, ho visto che c'è stata un'esibizione dei Blue, un gruppo di 10 anni fa circa, per noi nostalgici dei tempi, in cui cantavano appunto Anche Mi Dice, e c'è questo componente dei Blue, che dovrebbe chiamarsi Duncan, se non ricordo male, che si mantiene ancora bello, tutto lui fisicato e stiloso. Mi piace lo stile che aveva anche con l'orecchino, con la perlina e il tipo di barba. È un tipo di barba che si usa spesso, ultimamente, quindi proviamo a replicarla in questo video. Con 3 strumenti, presumo ci basti un rasoio, io uso questo a tre testine, un regola barba, questo amatissimo Remington Bear Trimmer BT5070 che tra un po' dovrò buttare perché la batteria. E utilizzeremo anche un detailer, ovviamente io sto utilizzando un po' il massimo della strumentazione, se avete anche solo questi due, quindi un regola barba e un rasoio, penso vada più che bene. Non so che cagata uscirà, ma voglio condividere con voi vedendo un po' come riesce. La tipologia di taglio di barba che ha Duncan in questo video, vi ho fatto vedere comunque la fotografia, è la tipologia che prevede appunto una evidenziazione del tratto mascellare, quindi barba sfumata come si usa adesso, quindi dal chiaro scuro, dalla parte chiara alla parte scura in avanti, ma in questo caso va ancora di più ad enfatizzare la questione appunto la parte della mascella e del baffo, e lasciando questa parte praticamente totalmente rasata, pulita, liscia. Ora non so se la farò totalmente a zero o se la lascerò a qualche millimetro, dipende un po', anche perché dipende dal vostro volto. Per questo tipo di barba serve comunque una mascella abbastanza squadrata, che io ho abbastanza. È un tipo di taglio che si può utilizzare anche per andare a sfinare un po' il volto, quindi evidenziando questa parte qui, esattamente come il taglio che ho in questo momento, quindi con queste bordature, che poi in realtà è un pezzo di barba un po' più sfoltita che io tolgo, con queste scanalature qui si va a allungare un po' la forma del viso, che io ho abbastanza tondo. Dunque, io partirei con la rasatura di questa parte. E la farei con questo detailer che taglia 0,4 mm, quindi andiamo a iniziare a sfumare, a sfoltire questa parte qui. Ovviamente la direzione deve essere questa, cioè il gradiente deve essere in questa maniera qui, quindi più corto, 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 corto. Qui questa parte deve essere più sottolineata e si attacca poi al baffo. Ovviamente poi mi devo tagliare anche i capelli perché sono un po' lunghetti e non mi piacciono, quindi forse ci sarà un altro video, ma non in questo caso. Quindi come vedete praticamente con questo detailer noi andiamo a praticamente fare quasi a zero questa parte qui, sono veramente pochissimi millimetri, non so se si vede dalla telecamera. Poi ovviamente andrà sfoltita e sfumata anche questo pezzo residuo di basetta. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Ovviamente per forza di cose non sono mai riuscito a farla totalmente uguale, però poi vado a giocare un po' con le sfumature. In questo caso ci servirà questo, che purtroppo mi si scarica abbastanza velocemente, quindi spero regga almeno per questo video. Ok, avendo fatto questa parte a 0,4, praticamente dovremmo andare a
a sfumare, regola matematica molto semplice. Andiamo quindi a salire da, magari ci mettiamo da 2, 1,5-2 a fare questa parte qui, e poi qui magari lo lasciamo a 3, sì, direi 3. Ovviamente ragazzi, questa linea qui è quella che deve essere toccata meno. Ora io non avevo la barba lunghissima, però è quella che va toccata meno. Ah, se avete anche uno di questi, usatelo. Vi aiuterà a togliere i residui della lavorazione, anche ovviamente mi sto buttando tutto sulla maglia. Anche se c'è così, non è che mi dispiace molto. Comunque qui la sto facendo, questa sfumatura la sto facendo a 2 mm. Non si vede, ma qui c'è scritto 2 mm. Allargo un pochino, vado già a 3 mm per prenderci questa puntina qua, che io voglio comunque avere qui il bordo della mascella, ok, questo deve comunque essere barbato. Ok, andiamo dall'altro lato e poi vediamo un po' come continuare le regolazioni. C'è anche da dire che non tutti abbiamo la stessa barba, per dire io qui ho un pezzo di barba molto folta, con peli molto duri che forse necessitano di una misura leggermente inferiore, quindi non è che possiamo simmetricamente fare tutto uguale, bisogna regolare in base più alle zone. La stessa cosa dei capelli. Io quando vi indico le misure del taglio dei capelli, ovviamente se in una zona avete tipo qui degli avvallamenti, bisogna ridurre, aumentare un po' il millimetraggio del taglio per evitare appunto di avere delle parti delle zone delle chiazze molto più chiare. 3 mm. Ovviamente ragazzi, è un lavoro che va fatto passo passo, è una sfumatura a tutti gli effetti, quindi non si può andare a macellare o a tagliare. Ci prendiamo anche un po' la parte sotto a 3 mm, quindi andiamo a sfoltire un pochettino, sempre per dare quell'effetto gradiente in avanti. Qui per dire c'è un tocco di distacco che non mi piace, quindi torno a 2,5 mm. Tiro la barba di modo che evidenzio il pelo. Direi che ci siamo quasi. Ok, dopodiché mi faccio una schiaritura, questa parte qui la faccio a, vediamo, parto con 4 mm, poi passo magari a 3,5. Tutto 4, ragazzi, 4 mm, eh. Ora, per quanto riguarda il baffo, l'avevo accorciato già qualche giorno fa, io lo lascio più o meno a 6 mm, 5,5-6 mm, quindi adesso non lo vado a toccare, comunque. Ripeto, sui 6 mm baffo e 4, 4,5 qui c'è un buon distacco, c'è una buona differenziazione di ombreggiatura e evidenziazione di questa parte del mento, quindi che vada ad allungare la figura, anche se io ho già comunque il mento sporgente, però in caso l'obiettivo è quello appunto, sfumare il gradiente verso in avanti ed allungare appunto la figura. Poi ovviamente non è un taglio di barba che sta bene a tutti. Però, tipo un viso tondo come il mio, andando a schiarire questa parte e porla quasi a zero, va a ridurre comunque lo spessore anche del volto, che nel caso di una barba folta o da hipster sarebbe praticamente quindi ancora più gonfio, ancora più tondo. Siccome voglio farla particolarmente cattiva, io questa zona qua la faccio proprio col rasoio. Il movimento è sempre questo.
sempre in diagonale in avanti. Ecco, magari non ci andate pari pari, ma anche dei colpetti per andare a lasciare qualche chiazzetta, per lasciare quell'effetto selvaggio naturale che in realtà è curato. Andiamo a definire poi anche questa parte qui, quindi la linea della barba. Stessa cosa dall'altro lato. E se vogliamo proprio avere la chicca delle chicche, questo piccolo strumento qua vi assicuro che è una magia. È un rasoio da viaggio della Wall, costa 20 euro, vi lascio ovviamente il link qui in basso. È un semplice rasoio con un monotestina. Che succede però? Che a parte che taglia benissimo il pelo di un giorno e mezzo, due giorni al massimo, se più lungo non lo taglia. Ma questa precisione di taglio, questa sottilezza ci permette di andare a rifinire tutte queste parti, andare a pulire le zone magari dove c'è un barba un po' meno folta, dove vogliamo appunto delineare il contorno della barba, e con questo riusciamo a fare appunto tutti questi piccoli dettagli. Quindi piccoli intocchi. Andiamo solo leggermente ad ammorbidire questa linea, che se ripeto non mi dispiace molto, dovrò comunque tagliare i capelli entro oggi, quindi andiamo ad ammorbidire facciamo tipo 3 mm, anzi no, facciamo, partiamo con 4. Sì, 4 mm penso vada bene. Si vede il distacco, ma è un po' più morbida, meno netta la linea. E direi che ci siamo. Ora, io l'ho lasciata un po' più lunga la barba di Duncan James in quel video, e veramente penso sia sui 2 mm e mezzo, forse massimo 3 mm. Io qui ho voluto lasciarlo un po' più lunga, forse la sfumo leggermente qui, che si vede un po' troppo la punta, la sfumo a 3 mm. Magari non passateci in maniera uniforme, ma andate appunto a dare dei colpetti nelle varie zone di maggior densità. Direi che sono abbastanza soddisfatto. Fatemi sapere nei commenti se vi piace il risultato, se conoscevate questo tipo di taglio, se volete altri tutorial, se vi sono stato utile. E penso che possiamo chiudere questo video qui. Incrociare lo sguardo.